Il TAR Boccia De Luca si torna in classe. Il Tribunale Amministrativo riapre le scuole in Campania, accolti i ricorsi dei NoDad e del Governo. Sospesa l'ordinanza, le difficoltà sanitarie e dei trasporti erano prevedibili e il CODA Consore è pronto a denunciare in procura i sindaci che hanno chiuso gli istituti. Campania, il Covid accelera, 25 morti e 13.000 positivi. Cresce la diffusione del virus in regione, il tasso di contagio sale al 15,65%, aumenta anche l'occupazione dei posti letto e da oggi stoppa i ricoveri non urgenti in tutte le strutture pubbliche ed è polemica. Superpasso su bus e treni, così siamo più sicuri. È entrato in vigore l'obbligo del Super Green Pass per accedere a diversi servizi, dai ristoranti ai mezzi pubblici. Pochi controlli a Napoli, alla stazione i viaggiatori ascoltati da 8 Channel si dicono favorevoli alla misura. Neve e gelo in Irpini, allerta fino a mercoledì. La Protezione Civile ha deciso di prorogare l'allerta meteo fino a dopodomani sera. Le temperature rigide, neve a quote basse e venti forti hanno già causato i primi disagi. Incidenti a Capri, nel porto commerciale, nella Vellinese difficoltà per i tir sull'Ofantina. Sannio, crisi al San Pio, ricoveri in aumento. Situazione difficile all'ospedale di Benevento, dove ora i pazienti del reparto Covid sono 79. E il presidente del consorzio ASI, Luigi Barone, annuncia un nuovo open day vaccinale per mettere in sicurezza le attività produttive. Salerno, contagiato anche il sindaco Napoli. Il primo cittadino è risultato positivo al Covid, la scoperta in seguito a un controllo ordinario al quale si era sottoposto. Ora è in isolamento, disposta la sanificazione del secondo piano di Palazzo di Città. Buonasera, questi titoli del nostro TG, il TAR Boccia De Luca e riapre le scuole in Campania. Accolti dunque i ricorsi dei NoDad e del Governo e sospesa l'ordinanza, da domani si torna in aula e i giudici amministrativi hanno bacchettato la regione perché le difficoltà sanitarie e dei trasporti erano prevedibili. Sentiamo. Non si possono chiudere le scuole se non si è in zona rossa e comunque i provvedimenti possono essere assunti solo singolarmente, come accade per i sindaci. Il TAR della Campania ha accolto i ricorsi presentati in queste ore contro l'ordinanza di chiusura degli istituti firmata da Vincenzo De Luca. I giudici amministrativi hanno fissato l'udienza l'8 febbraio, ma intanto hanno sospeso l'ordinanza. Si torna dunque in aula in presenza. Contro la scelta deluchiana sia le associazioni NoDad che il governo. Il presidente della quinta sezione Maria Abruzzese ha evidenziato come il provvedimento regionale fosse in palese contrasto con le scelte nazionali. I giudici amministrativi hanno anche bacchettato la regione, parlando di misura irragionevole, non essendoci nessuna restrizione per altre attività e soprattutto contestando la carente previsione di misure adeguate per prevenire il paventato collasso del sistema sanitario e dei trasporti. Una vittoria anche per il mondo della scuola favorevole alla didattica in presenza. Noi in questi anni stiamo cercando di risolvere e compensare una serie di disastri emotivi che la DAD purtroppo, ma non tanto la DAD, la lontananza dalla scuola ha creato in questi ragazzi adolescenti, acuendo tutta una serie di situazioni come malattie psichiatriche, di depressione, di anoressia, di bulimia e veramente sono aumentati moltissimo i casi. Dure critiche al governatore anche dalle opposizioni in Consiglio regionale. Il Codacons ha salutato con soddisfazione la scelta del TAR chiedendo le dimissioni di Vincenzo De Luca. Partite anche le azioni di risarcimento dei danni, mentre l'Associazione dei consumatori ha già pronte diffide e denunce alle procure contro i sindaci che hanno chiuso, senza giustificato motivo, gli istituti scolastici. In Covid ci sono altre 25 vittime, 13.000 casi, cresce la diffusione del virus in regione, il tasso di contagio sale il 15,65%. Aumentano anche l'occupazione dei posti letto e da oggi stop ai ricoveri non urgenti. Sentiamo. Sono 25 le nuove vittime del Covid in Campania. I nuovi positivi sono invece 13.107, dato ricavato dall'esame di 83.720 tamponi tra molecolari e antigenici e che dimostra l'avanzata del virus in regione. Siamo nel cuore della quarta ondata. Infatti il tasso di contagio sale al 15,65%. Sul fronte ospedaliero l'aumento delle terapie intensive occupate è minimo, ma è significativa la crescita dei posti letto nelle degenze. Oggi 1.800
75 con un più 54 rispetto a 24 ore prima. E da oggi parte anche il blocco dei ricoveri e degli interventi di elezione, quelli non urgenti per intenderci, per lasciare respirare i reparti ospedalieri pressati dalle degenze Covid. Una decisione inevitabile ma rischiosa. Ripiombiamo nello stesso errore dell'anno scorso, doveroso, di quello di ridurre tutta l'attività di assistenza per le altre patologie. Già da ieri è bloccata l'attività ambulatoriale nelle strutture ospedaliere pubbliche. Questo significa che i cronici non potranno essere monitorizzati adeguatamente e magari si possono riacutizzare con ulteriore pressione sulle strutture ospedaliere. Intanto la campagna di vaccinazione continua tra disagi e rallentamenti. A Napoli città sono circa 200.000 i cittadini ancora privi della prima dose di vaccino e quasi 60.000 i bambini nella fascia 5-11 anni. Per questo il Comune di Napoli ha deciso di scendere in campo in collaborazione con l'ASL Napoli 1 per allestire hub vaccinali nelle scuole. L'iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Manfredi con l'assessore alla scuola Maria Filippone. Per ora coinvolta 17 scuole, ma l'elenco è destinato a crescere. E scatta l'obbligo del Super Green Pass, necessario anche sui mezzi di trasporto. I viaggiatori si dicono quasi tutti favorevoli alla stretta, ma scarseggiano i controlli. Sentiamo. Scattato l'obbligo del Super Green Pass, che si ottiene con il vaccino, la guarigione dal Covid, il certificato verde rafforzato è necessario anche sui mezzi di trasporto, pubblici e privati, non sui taxi, dove resta l'imposizione solo della mascherina. I viaggiatori si dicono quasi tutti favorevoli alla nuova stretta per contenere il virus. Penso che sia la scelta giusta, bisogna tutelarsi sicuramente, noi faremo tutto il possibile, noi cittadini. Noi ce l'abbiamo il Green Pass, abbiamo fatto anche la terza dose. Per la sicurezza nostra e delle altre persone. Se mi chiedono su treno dico sono non vax e non ho intenzione nemmeno di vaccinarmi, va bene? A Napoli non si registrano particolari criticità, ma sono pochi i controlli a Campione nella stazione centrale. Pochi controlli dentro la metro. Controlli sia per il biglietto sia per il Green Pass. I controlli sono abbastanza capillari. Ci stanno alcune, a volte sì, a volte no. Controlli assenti del tutto in circumvesuviana, dove sono presenti solo gli addetti alla sicurezza dell'EAV. Di solito controlliamo mascherine e biglietti, e con le forze dell'ordine anche il Green Pass. Non hanno chiesto nulla, le cose delle vesuviane purtroppo arrivano uno ogni tanto. Oh, niente, nessuno, niente. Verifica i bus da parte della polizia. Con delle persone abbiamo dovuto chiamare la forza pubblica, i militari, per farli scendere dall'autobus. Nessun accertamento sul Super Green Pass anche nella stazione di Salerno, dove secondo i sindacati dei trasporti non si sono registrati però problemi tra i viaggiatori. E a Napoli soddisfatti anche ristoratori e turisti nel primo giorno della certificazione verde. Tutti col Green Pass ci si accomoda ai tavolini, ristoranti e bar di Napoli sono soddisfatti delle misure anti-Covid del governo. Questa pandemia purtroppo non è ancora stata sconfitta, ora ci vuole l'aiuto di tutti. Tutti dobbiamo non solo rispettare le regole, il distanziamento, ma principalmente ci dobbiamo vaccinare. L'epifania si è portata a tutte le feste, quindi si è portata anche i turisti e adesso arriva un periodo, diciamo, di bassa stagione. Però ci servirà per riorganizzarci, per somatizzare anche questo nuovo Green Pass. I clienti la prendono bene perché vedono più protezione nei locali, quindi automaticamente si sentono protetti da questo fatto del Green Pass, Super Green Pass. Anche i turisti, che a Napoli non mancano mai, sono a favore della certificazione verde. Tutti quanti dovrebbero farlo, altrimenti non ha senso tutto quello che si fa. Deve essere obbligatorio, anzi ci dovrebbero essere maggior controlli a che si faccia. All'ingresso ci hanno chiesto il Super Green Pass, ormai è diventato come la carta d'identità, ce l'abbiamo tutti quanti e dobbiamo mostrarlo, è giusto, almeno siamo un po' più tranquilli. Anche noi abbiamo un'attività, quindi capiamo benissimo cosa vuol dire, anche noi lo chiediamo ed è giusto così. Il Green Pass, come giustamente bisogna chiedere, ci hanno accolto molto bene e adesso ci godiamo questo pranzetto sul lungomare e ci godiamo Napoli finché possiamo. E sinceramente preferisco una specie di dittatura
per arrivare più presto alla fine della pandemia, piuttosto che la libertà che ci sta portando a sempre più contagi. Chiedono più quello della carta d'identità, ho detto la carta, no, Green Pass, dobbiamo vedere Green Pass, sono tutti pazzi per il Green Pass. Gli agenti di Sant'Angelo dei Lombardi in Irpinia hanno arrestato un 22enne e un 23enne di Napoli colti mentre mettevano in atto una truffa a danno di una 84enne del posto. Questa volta l'europeana non è andata a buon fine dopo aver chiamato la donna chiedendole 2.500 euro in contanti quale corrispettivo per la consegna di un regalo acquistato dal nipote. Con l'aiuto di un familiare ha avvertito la polizia. I due hanno tentato di dileguarsi, ma dopo un breve inseguimento sono stati raggiunti e bloccati. È stata prorogata fino a mercoledì sera l'allerta maltempo in Campania. Temperature rigide, neve a quote basse e venti forti hanno già causato i primi disagi. L'incantevole cultre bianca, come sempre, regala uno splendido scenario anche a Napoli con la vetta del Vesuvio imbiancata. Ma le temperature rigide creano comunque disagi con le strade ghiacciate e il pericolo per pedoni e automobilisti. Le temperature sono calate improvvisamente fino alle 20 di mercoledì, secondo quanto diramato dalla Protezione Civile Regionale. Sono previsti in Campania venti forti, mare agitato, nevicate oltre 400-500 metri e localmente anche a quote inferiori. Ma questa mattina sia a Napoli che le zone collinari erano già coperte da una leggera coltre, mentre nella parte alta la neve è caduta abbondante, come la vetta del Monte Faito. Qui sono caduti almeno 10 cm, imbiancata l'intera area. Il sistema perturbato a carattere freddo tende ad attraversare l'intera penisola. In tale contesto si assisterà a una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali, con conseguente abbassamento delle temperature. È in questo contesto che i collegamenti con le isole sono stati a singhiozzo già dalla giornata di domenica. Mare agitato e violente raffiche di vento da ponente che nel primo pomeriggio hanno superato i 20 nodi. Ed è stata proprio la potenza del vento a provocare il primo incidente dell'anno nel porto commerciale di Capri. La motonave Isola di Capri era quasi all'uscita del porto con a bordo 57 passeggeri più l'equipaggio quando la furia delle raffiche l'ha spinta sui bordi dei pontili galleggianti. Grazie al pronto intervento della Guardia Costiera e degli ormeggiatori il traghetto ha potuto riprendere la corsa per Napoli, partendo in tranquillità e in piena sicurezza. Neve senza eccessivi disagi in Irpinia, grazie soprattutto all'allerta meteo e alla chiusura delle scuole. Qualche difficoltà solo sull'Ofantina. Mezzi spargisane e spazzaneve al lavoro per fronteggiare la prima nevicata del 2022 in Irpinia. L'allerta meteo della Protezione Civile in vigore fino alla giornata di domani ha reso tutto più facile, soprattutto con la chiusura intelligente delle scuole di ogni ordine e grado da parte dei sindaci in molti comuni, particolarmente a rischio, tra cui Ariano Irpino e Lioni. Situazione sotto controllo nella baronia, non si registrano grosse criticità in Alta Irpinia, fatta eccezione di qualche tir in difficoltà lungo la famigerata Ofantina tra Parolise e Montella. Centri vaccinali operativi, la neve non ferma i drive-in, auto in coda a bisaccia come documentato da Michele Frascione, circolazione senza grossi disagi in autostrada con obbligo di catene a bordo tra le uscite di Baiano e Candela, attenzione rivolta ai dializzati e pazienti Covid da parte di 118 volontari e forze dell'ordine. Mezzi pubblici in attività, cumuli di neve a causa del vento lungo le strade al confine tra Campania e Puglia, le maggiori difficoltà nelle zone rurali non facili da raggiungere con i mezzi spazzaneve, in alcuni comuni delle aree interne dove c'è chi non è riuscito a raggiungere il luogo di lavoro, molti coloro che hanno abbandonato le auto concedendosi una passeggiata perché la neve è anche questo. Che bello! Era tanto che aspettavamo. Sicuramente ci voleva, però per chi va a lavorare è un po' problematico. Speriamo che passano con lo spargisale. Forse diciamo creerà meno danni del previsto, in quanto diciamo le scuole erano già state chiuse con ordinanza del sindaco. È la situazione, diciamo, alcuni punti ancora un po' critica, ma penso che si stia risolvendo in maniera abbastanza tempestiva. Galleria Umberto, oltre 2.000 firme in pochi giorni raccolte per la salvezza del monumento gioiello di Napoli. Il consigliere Borrelli a 696 TV dice massiccia adesione è il segno del riscatto di una città. Sentiamo.
Oltre 2.000 firme raccolte in pochi giorni tra cartacee online a favore della Galleria Umberto I a Napoli. Tra le adesioni anche quelle degli attori Massimiliano Gallo, Ciro Capano, dello scrittore Maurizio De Giovanni, del presidente dell'ACI Antonio Coppola. Ma soprattutto tanta gente comune ha aderito all'iniziativa promossa dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, che ricorda gli anni lunghi di degrado e abbandono della Galleria di Via Toledo. Io credo che i monumenti napoletani, se vogliamo vivere di turismo, non possono essere ricoveri per clochard. Non confondiamo la giusta attenzione che bisogna dare alle persone in difficoltà con la deresponsabilizzazione, cioè vabbè, fate un po' come vi pare. Oltre al comune, secondo Borrelli, risulta fondamentale l'intervento della sovrintendenza affinché snellisca le procedure di intervento dei privati, garantendo la tutela artistica e architettonica del bene. È una vergogna il modo in cui è stata abbandonata la galleria, non soltanto dal comune e dalla sovrintendenza, ma anche dai privati che sono proprietari di tutti gli immobili. Vigilanza, guardiania, ma anche cancelli. Il consigliere chiede soluzioni efficaci e definitive. Io non credo che un monumento sia un luogo di anarchia. Penso che vada rispettato, penso che non bisogna entrare dentro con le macchine, con i motorini. Penso che sia vergognoso che hanno spaccato quasi tutti i rosoni e sono stati sostituiti con delle pedane in legno. Non è questo l'amore per la città. Questo è cialtronismo becero che noi dobbiamo assolutamente rifiutare. Quindi, se non ci stanno alternative, o videosorveglianza, o guardiania notturna, o anche i cancelli come ci stanno alla Galleria Sordi di Roma. Cresce ancora il numero dei ricoveri per Covid nel Sannio, dove alla San Pio si registrano altri 5 decessi. Ora i pazienti sono 79. Nessun decesso, ma 5 nuovi accessi all'ospedale San Pio. Il Covid mette sotto pressione il nosocomio beneventano, che ora accoglie ben 79 pazienti positivi. Il padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura dell'emergenza, si riempie ancora con 36 pazienti sanniti e 43 provenienti da altre province. Ben 5 di loro hanno necessità delle cure del reparto di terapia intensiva, 2 i neonati nel reparto di cure intensive Covid. E il report stilato dalla Protezione Civile sui contagi invece segnala un ammanco. Ci sono 172 positivi in meno. E nonostante la sospensione del TAR, dell'ordinanza di De Luca per le scuole, alcuni sindaci hanno provveduto ad emanare disposizioni che riguardano i singoli comuni. È il caso di San Bartolomeo in Galdo, dove il primo cittadino Carmine Agostinelli ha annunciato un'ordinanza con la quale, almeno per questa settimana, confermerà lo stop alle attività in presenza. Abbiamo lasciato i bimbi a casa quando avevamo 0 contagi nella nostra comunità. Non credo sia il caso di mandarli adesso che ne abbiamo ancora più di 100. Prosegue a pieno ritmo invece la campagna vaccinale anti-Covid. Il presidente del consorzio ASI, Luigi Barone, annuncia un nuovo open day per il mondo delle imprese. Spero nei prossimi giorni, insomma, d'intesa col direttore Volpe, di dedicare una giornata ai dipendenti delle aziende che ancora non si sono vaccinati o comunque non hanno fatto ancora la terza dose. Ed anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è risultato positivo al Covid. Il contagio è emerso a seguito di un controllo ordinario al quale si era sottoposto il primo cittadino, che ora è in isolamento. Disposta la sanificazione del secondo piano di Palazzo di Città. Il Covid penetra di nuovo al comune di Salerno e stavolta colpisce il sindaco Vincenzo Napoli. Il primo cittadino è risultato positivo ad un tampone molecolare al quale si era sottoposto per controllo. Appresa la notizia del contagio, la fascia tricolore si è subito posta in autoisolamento. È stata anche disposta la sanificazione degli ambienti del secondo piano di Palazzo di Città, che resteranno chiusi nella giornata di martedì. Il Covid dunque continua a correre anche nel capoluogo. Non a caso l'aumento dei contagi sta provocando seri disagi nella gestione dei tamponi. In questo momento noi abbiamo un tale sovraccarico di richieste che non sempre siamo in grado di seguire e di tracciare tutti i positivi. Non bisogna dimenticare che in questo momento c'è stata una perfetta equiparazione tra tamponi molecolari e tamponi antigenici, per cui i tamponi sono validi, sono registrati in piattaforma tutti quanti, si possono fare anche gli antigenici senza problemi. Fortunatamente anche la campagna vaccinale avanza spedita. Salerno e la sua provincia hanno superato quota 2 milioni di vaccinazioni effettuate e la percentuale di terze dosi è del 51%, ma il dato è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Infatti ci saranno degli open day dedicati agli under 18. Faremo delle sedute dedicate ai ragazzi da 12 a 18 anni con Pfizer specifico.
Pfizer diverso è quello per i ragazzini da 5 a 11 anni, che è un Pfizer pediatrico con composizione diversa e si fa in una sede diversa, in una somministrazione diversa. Tre decessi per Covid anche in Irpinia, aumentano i ricoveri al Frangipane di Ariano, una donna partorisce in emergenza e al Moscato invece off limits per i familiari dei malati. Sentiamo il servizio. Tre morti di Covid in Irpinia in 24 ore, a perdere la vita un 60enne di Sturno al Frangipane, un 90enne di Volturara e un 87enne di Avella al Moscati. 49 ricoveri ospedalieri. Intanto sono buone le condizioni di salute della donna Covid che domenica ha dato alla luce il suo bambino al Frangipane. Moscati off limits per i familiari dei malati. Intanto su 2.866 tamponi processati sono risultate positive al Covid 160 persone. Allerta ad Avellino, Montoro, Mercogliano. Avanza la campagna vaccinale, ma tra gli 11.000 indecisi over 50 del Siero solo 148 sono state le prenotazioni effettuate sui 621 posti disponibili per la 3 giorni di drive-thru. Sono preoccupato per questa fascia di età perché è la più debole in questo momento. Le conseguenze rispetto alla malattia sono piuttosto gravi in questa fascia di età e quindi sarebbe preferibile che aderiscano alla vaccinazione in maniera consapevole. Ancora polemica intanto per la corsa alle terze dosi. Ho provato e riprovato, mi escono varie località, però queste località effettuano solo o la prima o la seconda dose o tutte e due, la terza dose non la effettuano e io non riesco a prenotarmi. Intanto i sindaci corrono ai ripari, mini lockdown a Calitri, niente festa del Maio a Mugnano del Cardinale. I comuni di Cervinara, Lacedonia, Lioni si aggiungono all'elenco dei paesi in cui i sindaci hanno chiuso le scuole. Si tornerà tra i banchi a Montella, Sant'Angelo dei Lombardi e Vallata solo dopo il 22 gennaio. Sarà il GIP del Tribunale di Benevento a dover decidere sull'archiviazione o meno del procedimento che vede indagati 10 sanitari tra medici e infermieri della clinica Maugeri, tirati in ballo a vario titolo per la morte di un 69enne della provincia di Napoli avvenuta l'11 ottobre del 2020. Il paziente era stato trasferito presso la clinica Telesina per sottoporsi a una riabilitazione neurologica. La situazione si era aggravata nella notte tra il 10 e l'11 ottobre fino alla morte dell'uomo. I familiari della vittima avevano poi presentato una denuncia ai carabinieri chiedendo di far luce sulla vicenda. Macabro ritrovamento questo pomeriggio ad Albanella nel Salernitano, dove in un uliveto è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato notato da un operaio impegnato in alcuni lavori di potatura nei pressi della strada provinciale in località Vallone del Bagno. Si tratta di un'area impervia e non semplice da raggiungere. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e la scientifica. Il sospetto degli investigatori è che possa trattarsi di Giuseppe Gaudiano, 51enne del posto, di cui si erano perse le tracce lo scorso 12 dicembre. Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto. La salma è stata trasferita all'ospedale di Eboli, dove sarà eseguita l'autopsia disposta proprio dalla procura di Salerno. E ad Avellino il sindaco Festa conferma la scelta di delocalizzare mercato e terminal bus. Insorgono i mercatali e opposizione consiliare. Il mercato bisettimanale di Avellino resta a Campo Genova almeno per un altro anno. Il sindaco Festa prosegue nella strada intrapresa tra mille polemiche e furiose liti con i mercatali ad inizio 2020, quando la sua decisione scatenò un mare di proteste. E nonostante l'area di Campo Genova sia attualmente sottoposta a un piano di caratterizzazione per accertare l'eventuale contaminazione del sottosuolo con agenti inquinanti, Festa non si è mai detto preoccupato di questo aspetto ambientale. A preoccuparsi dei loro affari sono invece i mercatali. Beh, sicuramente il fatto di rimanere a Campo Genova comporterà sicuramente un ulteriore sfoltimento nell'ambito della presenza degli operatori. Basta tener conto che fino a marzo 2022 comunque ancora non si pagherà il suolo pubblico e quindi questo consentirà ancora una certa tranquillità. Successivamente a questa data potrebbero esserci sicuramente dei problemi di tenuta. Con il mercato confermato a Campo Genova resteranno un altro anno anche i bus nel piazzale degli Irpini, altra scelta dell'amministrazione fortemente contestata. E a questo aggiunge Nicola Giordano una nuova isola ecologica che paghiamo e ancora non abbiamo. Non riesce a garantire il trasporto con un'autostazione, non riesce a garantire il mercato in sicurezza e non riesce a garantire da più di due anni
anni, pagandolo questo servizio a Irpini Ambiente e l'Isola Ecologica. Ormai è una confusione totale, Festa non può fare altro che prendere atto e in questo scorcio di consiliatura cercare di riprogrammare. È tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito, vi auguro una buona serata.